Tutto è pronto per l'apertura degli impianti sciistici sul Gran Sasso, manca soltanto la neve. Non appena il manto nevoso lo consentirà, si potrà tornare però sugli sci a Campo Imperatore. L'apertura, come conferma l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, potrebbe avvenire già in questa settimana, o almeno questo è quello che gli addetti ai lavori sperano. Innanzitutto c'è un passaggio da sbrigare. Domani, martedì 4 dicembre, ci saranno le ultime verifiche tecniche per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti Fondari e Scinderella. Si tratta di verifiche di prassi fatte parzialmente ma da completare. L'Ustif, l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi, le ha stabilite per domani. Non si può aprire perché al momento la neve non è sufficiente, non a fondo, basterebbero pochi sciatori per arrivare subito ai sassi. Aprire oggi, insomma, per Pignatelli sarebbe impensabile, ma nei prossimi giorni è previsto scirocco e questo potrebbe assestare la neve presente e creare il giusto fondo per consentire di sciare, dando il via ufficialmente alla stagione invernale. La funivia invece funziona regolarmente dal weekend del 24 e 25 novembre, è l'unico modo per salire in quota, visto che rimane l'atavico problema della strada chiusa.